Amici appassionati di hockey, un cordiale saluto dal Quanta Club di Milano. Mancano 10 minuti all'inizio di gara 4 di finale scudetto. Per i Diavoli Vicenza questa sera il primo match point per andare a cucirsi il tricolore sulla maglia, sarebbe il secondo per la loro storia. Milano invece ha il compito di vincere per portare la serie a gara 5. Con me come sempre Luca Rigoni, commissario tecnico della Nazionale e allenatore degli Asiago Vipers. Ben ritrovato Luca. Ciao Giorgio e buonasera a tutti. Ci aspettiamo grande hockey, grande spettacolo. Luca, arriviamo dalle ultime due partite decise da errori individuali, dove però la supremazia nel gioco di Vicenza è stata netta anche per una scelta precisa tattica del Milano. Sarà così anche questa sera? Ti aspetti lo stesso copione? Ma allora, Milano secondo me potrebbe cambiare qualcosa, anche vista gara 3, anche se il risultato è stato chiuso, come hai detto tu, tutto sommato finita 2-1, però la supremazia di Vicenza è stata netta, secondo me, abbiamo già sottolineato più volte, Mattia Mai ha fatto una partita incredibile, diciamo che però il campo fa la differenza, perché a gara 2, pur giocando come a Vicenza, a gara 3 Milano non è sembrata soffrire più di tanto, insomma, ecco, quindi potrebbe continuare a giocare così. Bene, direi che con l'ausilio della regia possiamo andare a sentire come sempre le interviste pre-partita, poi torniamo qua. Siamo con Francesco Campulla. Leggevo stamattina un'intervista al tuo capitano Andrea Delfino sul giornale di Vicenza. Ha fatto un paragone coi videogiochi. Ci manca l'ultimo livello. L'ultimo livello è vincere su questa pista dove nessuno ha mai vinto uno scudetto contro il Milano. Non solo in generale nessuno ha mai vinto scudetto. Finora quest'anno il Milano ha sempre avuto la meglio qua, quindi... effettivamente sì, l'ultimo livello per noi prima. Come hai vissuto la vigilia? Si dorme in questi casi? Sei uno che hai ansia oppure sei tranquillo e pronto a dare tutto? Allora, personalmente sono tranquillo, poi un po' di tensione ovviamente arriva sempre più a ridosso, però alla fine giochiamo a hockey e mi diverto a fare questo sport, quindi la tensione va via subito dopo il primo disco. Grazie, buona partita. Grazie a te. Riccardo Pignati, a pochi minuti dall'inizio della fondamentale gara 4, non ci sono più alternative per il Milano, solo la vittoria. Secondo te anche questa sera il copione sarà chi sbaglia meno vince? Ah, sicuramente, noi veniamo da una partita giocata comunque a un buon livello, dove gli episodi non ci hanno premiato, questo è inevitabile. Adesso però sono due finali per noi, cercheremo di dare il 100% a entrambe le partite, sperando che siano due ovviamente, e vediamo chi avrà la meglio. È un gruppo di giocatori esperti, di veterani abituati a questi momenti, come ha vissuto, diciamo, il passaggio da gara 3 a oggi la squadra, com'è l'atmosfera in spogliatoio? Ma le sensazioni sono positive, comunque come dicevo prima, gara 3 abbiamo fatto una buona partita che purtroppo è finita male per noi, ma comunque ci sono stati degli ispezioni positivi, quindi diciamo che ripartiamo da là. Lo schema tattico penso che non cambierà di molto e speriamo che questa volta la fortuna guardi dalla nostra parte. Grazie, buona partita. Grazie. E allora Luca, vediamo se quella di Pignati è stata pretattica dicendo lo schema tattico non cambierà di molto, se invece cambierà qualcosa come, diciamo, hai pronosticato tu, ma lo scopriremo già fin dai primi cambi. Certo è che quel tipo di pressione, è vero, la pista qui è diversa, in ogni caso Milano non può permettersi di prendere 20 tiri più di Vicenza ogni partita, perché diventa poi per Mattia Mai un'impresa ardua, insomma, tenere. È chiaro che giocando così è ovvio che Vicenza arriva più con più continuità al tiro, ma questa è una scelta di Milano che ha pagato finora, quindi abbiamo visto che la differenza tra gara 2 e gara 3 da gara 1 è netta, perché comunque è vero che hanno subito tanto a Vicenza, la partita è finita 2-1 e ricordiamo che Vicenza ha segnato i due gol in meno di un minuto, quindi è stata molto chiusa la partita a livello di risultato. Si sa che è il trend, no? Quest'anno credo che Milano dovrà cercare, come abbiamo già detto più volte, di tenere il risultato più vicino possibile, e poi gli episodi, come abbiamo già sottolineato, faranno la differenza, visto che in gara 3 Milano ha perso per un errore individuale, poi magari la perdeva lo stesso la partita, però quello è stato l'errore che alla fine ha pagato.
Ecco, però su 9 precedenti stagionali quella è stata la prima volta, l'ha ricordato anche Andrea Delfino appunto nell'intervista con il collega Stefano Angonese, in cui Vicenza ha vinto una partita di quelle tirate in cui il risultato è stato in bilico. Quindi un altro tassello dal punto di vista della convinzione dei propri mezzi sul piano mentale, sicuramente Vicenza l'ha fatto, è un altro passo. Sì, sì, sicuramente abbiamo detto più e più volte anche noi, stavolta il risultato chiuso, Vicenza l'ha portata a casa. Anche i 2 minuti finali possono essere stati fatali per Milano, perché non ha potuto provare a recuperare quel gol di svantaggio, per esempio. Abbiamo visto l'inquadratura ai 2 coach, in gara 2 erano vicini a chiacchierare sorridenti, oggi sono già un po' più separati, un po' più seri. Come si vivono questi momenti pre-partita, tu che ne hai vissute tantissime di finali scudetto? Ma no, ma guarda, siamo stati assieme fino a 10 minuti prima di entrare in pista, quindi non è quello il problema, anzi si vive ovviamente con un po' di ansia, è chiaro, è una finale e tutti vogliono vincere, però insomma una volta che finisce la partita finisce tutto, ci sono 2 grandi squadre in campo, come spesso accade in una finale, una deve vincere e l'altra per forza di cose deve perdere, quindi non è, come ha detto prima Francesco, loro sono abituati, i giocatori sono abituati a giocare queste cose, le farfalle nello stomaco ci sono sempre, poi quando l'arbitro butta il disco si pensa solo a giocare. A proposito di farfalle nello stomaco, ho ricordato a Francesco Campulla il fatto che comunque su questa pista, adesso, al di là delle questioni tecniche, delle dimensioni eccetera, c'è anche un peso, un blasone, una storia. Qui nessuno aveva vinto lo scudetto contro il Milano, questo per Vicenza è un ulteriore stimolo o un'ulteriore pressione? Ma no, penso sia un ulteriore stimolo ovviamente, e comunque la possibilità ce l'hanno, perché poi bisogna sempre vedere come ci si arriva, no, a queste finali. Vicenza è sicuramente più in palla, lo è stato per tutta la stagione, quindi può tranquillamente farcela, magari non tranquillamente, ma può sfatare questo tabù, ma vincere qua o vincere a Vicenza cambia poco, no? L'importante alla fine per Vicenza è vincere, come certo sarà importante per Milano. Allora, visto che fra poco entreranno le ragazze del Milano House Atlante che hanno vinto lo scudetto, ne parleremo, però approfitto di questi secondi per andare a ricordare le formazioni. Non c'è nessuna novità, però è giusto ovviamente citare quelli che saranno fra poco i protagonisti, iniziando dagli ospiti come sempre: Diavoli Vicenza, Michele Frigo in porta, Olando il backup, giocatori di movimento Cantele, Chiamenti, Lorenzo Campulla, Delfino, Hodge, Sigmund, Centofante, Trevisan, Francesco Campulla, Vendrame, Pace, Nicola Frigo, Dal Sasso e Dell'Uomo. Manca solo Montolli a referto rispetto ai giocatori di gara 3. Risponde il Milano con l'unica assenza, lo sappiamo fin dall'inizio di questa serie, di Spimpolo. Gli altri sono confermati: Mattia Mai, portiere, backup Pignatti, poi Ferrari, Zic, Bernard, Gambin, Barsanti, Ederle, Bellini, Lettera, Fiala, Sica, Banchero, Brianzoni e Mariani. Ma non mi dilungo oltre, perché questa inquadratura è sulle ragazze che hanno portato il primo scudetto della storia dell'hockey femminile qui a Milano, un progetto che soprattutto Mattia Mai ci ha creduto molto dell'anno scorso. E quest'anno, con l'innesto di alcune veterane che conosci benissimo della nazionale, si è fatto un salto di qualità. Però è importante una piazza come Milano che giochi anche a livello femminile, è sicuramente. Sì, sì, beh, è stato sicuramente importante per il movimento. È stata una bella finale, ma direi che è stato un bel campionato in generale, perché comunque ci sono state 4 squadre molto vicine in classifica, si sono giocate tutto proprio all'ultima giornata, quindi vuol dire che il campionato è stato bello equilibrato. Alla fine ha vinto Milano, la finale è stata bella, perché comunque è stato un buon ritmo, l'ho vista, Milano è stato più brava, ha vinto, ma complimenti anche a Vicenza. Assolutamente sì, meritatissima l'inquadratura. Ricordiamo, finale vinta 3-0 con doppietta di Sharon Roccella, gol di Camilla Riva e shutout di Elisa Biondi. Chiaro, dicevo, ci sono quelle 3 o 4 comunque forse che hanno un livello superiore, che quest'anno hanno scelto Mattia Mai, è stato anche bravo a convincerle. Queste ragazze fanno anche crescere il gruppo sotto, no? Sicuramente. Ma guarda, è ovvio che i 3-4 innesti che arrivano dal ghiaccio hanno fatto una buona differenza. Brave tutte, però è chiaro che per esempio Elisa Biondi ha fatto 4, se non sbaglio, le ultime 4 partite ha fatto 4 shootout, non può essere un caso.
Anche la finale è stata messa sotto pressione più e più volte, ma è sempre risposto in maniera positiva. Ma si sa, è un valore aggiunto per qualsiasi squadra che può vantare un portiere del genere. Vedremo anche se potrà essere un valore aggiunto per la nazionale, magari avremo anche tempo poi di parlare di quelli che sono gli appuntamenti dell'estate azzurra a tutti i livelli, ma non adesso. Ci sicuramente prenderemo una parentesi ad hoc, visto che approfittiamo del commissario tecnico della nazionale. Comunque a fine luglio ci sono gli europei, adesso ci concentriamo ovviamente su questa gara 4 di finale scudetto con le squadre schierate. Parlando brevemente dei singoli, comunque non è una sorpresa, però Delfino in questa serie ha segnato in tutte le partite, 5+2 è un fattore, non è sempre stato così, perché non tutti gli anni Andrea ha fatto la differenza poi nelle partite decisive, quest'anno assolutamente è il migliore finora. Però aspetta, adesso forse c'è l'inno, ci fermiamo assolutamente. Ci fermiamo. Minuto di silenzio doveroso per un giovanissimo tesserato Fisr, che purtroppo è mancato nei giorni scorsi, una tragedia umana, e ovviamente ci associamo al dolore di familiari e amici. Un saluto anche da parte nostra Valerio Desiderio, quindi doveroso il minuto di silenzio. E sì, no. Non, in questi casi non ci sono parole, Luca. No, è chiaro, non c'è niente da dire, anzi. Un abbraccio alla famiglia, ovviamente. Bene. Comunque stavamo dicendo, torniamo su gara 4 che fra poco inizia. Delfino è sempre un fattore anche quando non segna, perché comunque se non segna lui significa che gli avversari devono avere un occhio di riguardo. Si sa che è un'arma per qualsiasi squadra abbia mai giocato, quindi è normale che lui faccia la differenza. In questa finale è sempre riuscito a trovare il gol, però vorrei dire, insomma, gioca anche con tre pezzi da 90, abbiamo già detto. Certo, parlare di singoli è sempre molto relativo quando abbiamo di fronte due squadre di questo livello. Arbitrano Slaviero e Lottaroli, tutti e due hanno già arbitrato in questa serie, non in coppia, però mi sembra una scelta forse in base alle loro prestazioni, anche sugli arbitri ovviamente quella scelta si fa in base a quello, no? Come è giusto che sia. Penso proprio che sia così, insomma, Fonzari avrà deciso in base a quello che ha visto in questa finale ed è giusto così. Due arbitri sicuramente esperti, spalti gremiti, grande entusiasmo, clima caldissimo, ogni tanto ci sentirete alzare la voce, forse anche un po' troppo, ma ci sono dei momenti in cui è assordante il clima qui al Quanta Club, tanti tifosi anche da Vicenza, quindi facciamo fatica quasi a sentire quello che ci stiamo dicendo, ma va bene così, questa deve essere una festa dell'hockey come è stata tutta questa serie. Due grandi squadre, ovviamente la speranza di tutti noi è che il movimento possa crescere e avere altre formazioni a questo livello, ma per ora godiamoci loro. Abbiamo in pista campioni del mondo, vice campioni del mondo, che sono arrivati a una gara 4 che, lo ricordiamo ancora una volta, è decisiva per tutte e due le squadre. Vicenza per centrare il secondo scudetto, il primo lo vinse in gara 5 contro il Milano 2 anni fa senza vincerlo su questa pista, dicevamo, ma al pattinodromo, quindi sarebbe comunque una prima volta anche per Vicenza. Milano ha lo scudetto sulla maglia da difendere e provare ad andare fino a gara 5 di mercoledì. Siamo davvero pronti, vediamo un attimo Luca, uno sguardo alle lineup, se è tutto confermato o se c'è qualche variazione. No, è cambiato qualcosa perché c'è Bernard al posto di Bellini con la linea di Lettera, Ferrari e Barsanti, e quindi Bellini andrà con Fiala Banchero. Fiala Banchero e Sic. Questo, conoscendo bene le caratteristiche dei giocatori, cosa può voler dire? Ricerca di maggiore equilibrio?
Sì, probabilmente ha preferito avere un difensore di ruolo per linea, Barsanti su una linea e Bellini sull'altra, probabilmente la scelta è questa. Altre volte era ricaduta però su Barsanti, no? Barsanti sì, invece questa volta è Bellini che va. Esatto. Sono dettagli che però vedremo quanto possano incidere. A proposito di clima, oggi fa caldo, quindi anche questa è una cosa da non sottovalutare. Non per noi che siamo qua a parlare, ma per chi è in campo può essere un fattore. Sì, perché non è ancora iniziata e già siamo andati ad asciugare le due aree di porta. Figuriamoci quando fra poco inizieranno a fioccare anche le gocce di sudore. Vediamo Delfino e Lettera sorridere, protagonisti anche di una piccola bagarre proprio in gara 2. Sì, ma come ti dicevo prima, no? Abbiamo visto Ferrari e Tobia che scherzavano. Insomma, i giocatori sono così. Poi quando l'arbitro molla il disco si gioca, appunto. Non c'è più nessun amico in campo da questo momento in poi. Andiamo a goderci gara 4 di finale scudetto. Milano Atalanta contro MC Control, Diavoli Vicenza, e sono proprio i vicentini a manovrare il primo disco. Stranamente vincono l'ingaggio. E questo è un fattore molto importante, vedremo se il trend proseguirà anche questa sera. Vendrame oggi, Sigmund, Delfino, quartetto confermato in casa MC Control, fuori Hodge, Vendrame. Inizia la prima fase di possesso per Vicenza e Milano è nuovo. Non ha cambiato niente. Milano è a box. E allora? Però ripeto, secondo me era la cosa più intelligente da fare, poi si vedrà. Arriva la prima conclusione da distanza, un'altra delle cose che vedremo spesso e volentieri. Centrale, nessun problema per Mattia Mai, però l'abbiamo già detto, per aprire questa scatola spesso e volentieri la soluzione è quella. Inquadratura meritata per un Mattia Mai straordinario l'altra sera, 94.3 di percentuale di parate, si commenta da solo. Sono arrivati 47 tiri verso la porta di Mattia Mai, 35 in porta, quindi è stato messo sotto pressione per un bel po'. Ed eccola qui l'inedita seconda linea del Milano, inedita perché c'è Bellini, vedete, in possesso di pacchi insieme a Zic, Fiala e Banchero, quindi è subito un'incomprensione, forse dovuta anche a questo, non lo so. Comunque Fiala ha sbagliato un passaggio molto rischioso. Sigmund, Delfino, la prima conclusione di un certo peso, il disco ancora in gioco. Questa era una grande occasione per Delfino. È stato bravo Mattia, fatto trovare pronto. Parte Zic, autore dell'unico gol del Milano l'altra sera, ma anche dell'errore fatale. La conclusione è cercare il buco numero 5. Molto attento Michele Frigo, attenzione alla rapida transizione di Vicenza, fermata bene da Zic, che è bravo in backchecking, andare subito a anticipare Vendrame. Bellini va in percussione, poi scarica all'indietro. Ancora non benissimo, mette un po' in difficoltà Banchero. Qui Vendrame per un po' ci crede, poi arriva Barsanti. Comunque Milano già due piccole imprecisioni in fase di gestione del pack. Fiala, Barsanti, l'aspetto umidità secondo me inciderà tantissimo. Ho già visto qualche controllo, vediamo di no. Soprattutto il problema non è per il disco, il problema è per i pattini, quindi. Bernard, disco in back, poi non riesce ad andare alla conclusione, dietro gabbia Francesco Campulla, libera servendo il fratello Lorenzo, ancora dal sasso sulla parte esterna della gabbia difesa da Mattia Mai. Allora Lettera, ancora secco di reti il mago in questa serie finale, adesso ci prova, va fino in fondo e va sull'esterno della rete anche lui. Disco per Francesco Campulla dal sasso. Sì, sicuramente per giocatori delle qualità di Lettera e Fiala un gioco box, cioè, li penalizza tanto, però si stanno sacrificando per la squadra, quindi è giusto così. Seguiamo ancora Vicenza con Pace che va a sfidare Barsanti. Barsanti prova a portarlo verso l'esterno, verso la balaustra, lo accompagna dolcemente lungo le assi, tutto regolare. Riparte Barsanti, proprio lui, serve Berrad, può andare a chiudere un triangolo, invece Berrad fa tutto da solo e poi alza il pack, recupera dalle reti di protezione, sempre il numero 14 del Milano. Disco adesso su Lettera, forse volevano qualche passaggio, ho notato anche un po' di nervosismo perché Berrad ha un po' la tendenza a fare tutto da solo. Però aveva il disco messo male, era difficile riuscire a dare quel disco a Ferrari. Comunque Berrad l'ho visto, insomma,
molto deciso. Nei primi due cambi ha già fatto due belle discese. Nathan Sigmund, il principale playmaker di questa squadra, campionissimo, arrivato due stagioni or sono, vincendo lo scudetto al primo colpo col Vicenza. Oggi ancora Sigmund, conclusione un po' sporcata, ci mette la stecca Mattia Mai, Milano libera, esce Frigo a agevolare l'intervento di Cory Hodge. Sì, non so se è stato un caso finora, vedremo durante la partita, ma mi sembra che contro questa linea si giochi più a box, mentre con gli altri Milano stia provando un po' di più con la seconda linea di Vicenza. Banchero per Bellini, Tapin che sfuma per davvero pochi centimetri. Dopo magari rivedremo quel contrasto su Delfino, che aveva chiesto i due minuti di penalità per Sgambetto, vedremo probabilmente. Ma mi sembrava che Delfino avesse guardato per terra, più che altro. Che numero di Fiala, che è andato via a due giocatori con una capacità balistica che conosciamo, ma davvero disco incollato alla palla del bastone. Due dribbling, disco c'è, disco non c'è, però non hanno fruttato granché. Anche Fiala è franato, avete visto, ma gli arbitri lasciano correre. Comunque sarà questo il metro arbitrale su cui abbiamo già detto più volte che siamo d'accordo. Ho visto Delfino che guardava la superficie della pista, più quindi che altro è passato vicino all'area di porta, e si sa che i portieri soffrono tantissimo queste temperature. Esatto, il sudore fa da padrone. Scivolate quindi dovute a quello più che ai contrasti di gioco. Ferrari per... Poi vedremo il replay ovviamente. Lettera davanti a lui oggi. Prova ad accelerare. Oggi fa il solito grandissimo lavoro in copertura. Riesce anche a rilanciare Delfino. Delfino, Sigmund, Delfino. E primo miracolo di Mattia Mai con la pinza. Però brutto turnover questo però. Sì. Sicuramente. Sigmund, ancora Vendrame, dribbling di Vendrame, nello slot c'è traffico, Campulla alimenta l'offensiva, non arriva il tap-in sotto misura di... Bravo qua Bernard a bloccare il bastone di Pace, perché aveva il disco a 40 centimetri dalla linea di porta, bastava spingerlo. Francesco Campulla allarga su Lorenzo, poi ancora... solita circolazione di puck per i diavoli, che cercano il modo di superare l'impianto difensivo come al solito del Milano, molto coperto. Milano che proverà a ripartire, ma nel frattempo è sempre Vicenza. Adesso Bernard va a vincere un duello, hai detto bene, ha iniziato davvero con un altro piglio. Yakut Bernard ha recuperato questo puck, lettera Ferrari. Sì, ha già fatto un paio di bei interventi anche difensivi, non solo offensivamente, quindi attenzione alla rapida transizione di Vicenza con Campulla costretto ad allargarsi, ma arriva dal sasso a rimorchio, poi la conclusione per Pace schermata da Ferrari e Barsanti, un block shot fondamentale per il Milano che sta soffrendo. Sì, Vicenza è partito forte, ha già avuto due o tre belle occasioni, è stato bravo in un paio di casi Mattia, adesso bravo Barsanti, come hai detto tu, ha fatto un bel block shot. Anche queste sono cose importanti. Fondamentali, assolutamente. Disco è lì dietro la gabbia, arriva il fischio, è rimasto praticamente incastrato a rete. Arriva la pausa a 7 minuti e 3 secondi di gioco. 0-0. Adesso vediamo il replay. Qua forse. Ah no. Non mi sembra sia stato un intervento da... Qua Fiala ha fatto veramente due numeri. Poi dopo non c'era più lo spazio per andare a colpire. Ancora e qua vediamo l'occasione di Delfino, una grande parata. Gambale, avevi visto benissimo Luca. Non facile prendere lì sul one timer, davvero la posizione di sparo ideale per Delfino. Quindi altra parata dal circoletto rosso per il portiere del Milano. Jakub Zik in possesso di disco. Lascia a Bellini l'incarico dell'uscita dalla zona di difesa. Va in sicurezza ancora su Zik, chiuso in balaustra, avete visto da due avversari. Bellini che adesso ritorna in possesso di disco, continua il dialogo. Zik, Bellini, Fiala, Banchero, la novità di questa sera quindi non è tanto nel sistema di gioco ma nella composizione delle due linee, abbiamo detto in apertura ed è confermato da questi cambi. Fiala, Banchero, gol! Il capitano del Milano trova lo spazio per battere Michele Frigo. 1-0.
grande azione di Milano, con pazienza ha trovato lo spiraglio giusto, bel passaggio di Fiala per Banchero e qua secondo me, adesso vediamo il replay, ma secondo me qua Vendrame poteva tagliare meglio questo passaggio per Banchero, perché eccolo qua, vedi, doveva lasciare Fiala a Oggi che era messo bene e lui avere più un occhio di riguardo per Banchero, cercare di mettersi sulla linea di passaggio. Si è trovato un po' nella terra di nessuno, quindi non poteva, e infatti l'ho visto parecchio sconsolato, conscio probabilmente, sì, di questo. Sì, perché lui si rende benissimo conto quando dei propri errori. A proposito di errori, qua Milano ha avuto subito il disco del 2-0, non l'ha agganciato Lettera e adesso riparte Vicenza con Dal Sasso, grande salvataggio di Ferrari, ma attenzione ancora lì sul primo palo e questo disco che si fionda fuori dalla pista. Subito un'altra occasione. Questa è stata una grande occasione per Milano e è arrivata anche sul bastone dell'uomo giusto. E di nuovo Bernard che fa un grande passaggio. Qua Lettera sbaglia clamorosamente il disco. E sarebbe stato gol, sicuramente gol, perché aveva la porta aperta. Sì, brutto errore perché era arrivato comunque sul disco, ma ci è arrivato male. Qui Ferrari fa una delle sue specialità, il salvataggio in tuffo su un Vicenza che in questa occasione ha reagito dopo aver rischiato di subire il 2-0. Sì, sarebbe stata una beffa per Milano dopo un errore del genere, un gol clamoroso, sbagliato, subire il gol dell'1-1. Dal 2-0 passare all'1-1 sarebbe stato veramente un bel colpo. Ma anche un grande classico però, del gol sbagliato e il gol subito. È verissimo. Grande cliché dell'hockey e non solo dell'hockey. Sic dietro gabbia. Sic ancora, testa alta, scarica su Bellini che lancia Banchero. Banchero protegge il disco, sfrutta il velo, poi si allarga. Banchero a segno anche quest'oggi, comunque anche lui 3+2, grande protagonista, il capitano del Milano che scivola, vedete, sì, quello che abbiamo detto prima, c'è un fattore importante questo. Dal Sasso a spazio per concludere in diagonale, arriva a supporto di là Lorenzo Campulla, vince la battaglia in un primo momento Bellini. Lorenzo Campulla non molla, ma questi sono i duelli uno contro uno fondamentali. Guardate Lorenzo Campulla in backchecking, ma non riesce a portare via il puck e arriva il 2-0, e arriva il 2-0 ancora. Il dialogo Fiala Banchero. Altro grande gol, altra grande azione di Milano. Vicenza che difensivamente sta lasciando tanto spazio a Milano. Adesso rivedremo il replay, anche qui lasciato proprio l'uomo libero sul backdoor. La terza volta che succede. Rivediamo assolutamente la genesi di questa azione, Bellini. Fiala, tutto troppo qua facile, vediamo, sì, però qua c'era solo Francesco Campulla dietro e non so, forse Sigmund un po' in ritardo. Non è riuscito in poke check. Michele Frigo ovviamente aveva intuito le intenzioni di Fiala, per poco la lettura c'era, non è riuscito a intercettare quel disco e poi lì non poteva più nulla. Doppietta di Capitan Banchero, che è l'uomo simbolo di questa squadra da sempre sostanzialmente. È sicuramente l'ultimo. Banchero sta facendo, al netto della prima gara dove Milano è mancata, poi ha fatto veramente tre buone partite Banchero. Vendrame, Delfino, il disco ancora buono, arriva la rete, grandi emozioni, credo il tapin finale forse di Vendrame, adesso lo rivediamo, non lo so, forse l'ha ripreso Delfino. Importantissimo per Vicenza reagire subito e restare nella partita. Sì, però Vicenza ha avuto tante belle occasioni finora. Vendrame, Delfino, lo rivediamo. Il disco rimane l'ha ripreso Delfino. Delfino è andato a riprendersi il rimbalzo sul suo tiro. Delfino timbra il cartellino anche in questa gara 4, in tutte le partite ha segnato. Il capocannoniere per distacco del torneo in generale. Una macchina da gol, Delfino. E anche qua abbiamo visto una grande reazione di Vicenza che sotto i due gol non molla psicologicamente. Sul piano mentale Vicenza c'è assolutamente, non ha più nessun timore riverenziale neanche nel giocare qui a Milano. Attenzione ancora a Sigmund e lì nello slot, bravo Zic a chiudere la linea di passaggio. Fiala, Zic, il disco scorre fino a Bellini, in realtà su Bellini Sigmund affonda un po' il colpo, tutto regolare, qualche protesta ma non c'erano gli estremi per i due minuti. Bellini si ferma, rifiata,
importante anche. Sì, ma sai, questo potrebbe essere anche una scelta tattica, no? Contro questa prima linea di Vicenza, avere il possesso del disco è un vantaggio, no? Sono dentro loro, boh, teniamoci il disco, non ce l'hanno loro, non possono essere pericolosi, magari spingiamo di più contro la seconda linea. Certamente questa può essere una delle scelte del Milano, che già anche forse nell'altra partita avevamo capito, anche se è più difficile a Vicenza, ma questo atteggiamento, ovviamente i mismatch tra le linee sono un altro gioco fondamentale, e quando si è in casa si ha anche la possibilità di cambiare dopo. Parte ancora Banchero, disco sul rovescio, due uomini su di lui, riesce a trovare in balaustra Fiala, che preferisce andare all'indietro, giusto così. Sì, beh, vedi, adesso hanno il cambio di linea. Vicenza è riuscita a cambiare solo con Delfino, adesso cambia anche Vendrame. Jakub Bernard attende, vanno a completare il cambio di linea. Manca ancora Hodge, che però in questo momento deve stare dietro in sicurezza. Jakub Bernard, Barsanti indietro ancora per Lettera. Adesso Lettera ha un po' di spazio, serve ancora a Ferrari. Fase di possesso prolungato del Milano nella propria metà pista. Sì, e oggi non riesce a cambiare, ma del resto lui è sempre l'ultimo uomo della sua linea di Vicenza, quindi non riesce a cambiare, ma ha salvato ancora su Ferrari, che però è lì nello slot. Gran lavoro di oggi pure senza stecca. Riparte dal sasso, a spazio dal sasso Tudreg, e poi sdraiato Barsanti riesce comunque a impedirgli di tirare. Salvataggio quindi Barsanti su dal sasso, va via lo stesso Barsanti, duelli rusticani in balaustra, lasciano correre gli arbitri, attenzione, lì chiude Michele Frigo, bravissimo. Riparte Vicenza, non abbiamo un attimo per rifiatare. Pace, conclusione, ancora un tiro deviato. Questi sono i fattori che piacciono giustamente agli allenatori. Sì. Block shot anche ai giocatori come Lettera, che si sacrificano. Esatto. Non c'è nulla da dire in più. Queste sono le cose che poi alla fine possono farti vincere una partita. E andiamo a rivedere ancora Bernard, molto ispirato con questo gioco a servire lì. Sì, sì. Si era chiusa la combinazione, eh? Barsanti ce l'ha avuto il disco buono, quadratura per coach Tomasello. Beh, direi che la partita è emozionantissima. Gran partita, questo a onore degna di entrambe di le squadre. Finale. Ci stiamo divertendo tantissimo, così come gli spalti gremiti del Quanta Club. Nonostante il gran caldo, le due squadre ovviamente non si stanno risparmiando, è tutto l'anno che si aspetta di giocare queste sfide. Adesso vedi che c'è Francesco Campulla con la prima linea, perché oggi ha dovuto rimanere in campo a lungo. Bellini protegge il disco, rischia tantissimo, serve Sigmund va a concludere, para Mattia, ma il disco ancora lì, lo recupera Banchero. Questi errori sono sanguinosi e bisogna assolutamente evitarli da entrambe le parti. Sai, però sono cose che possono capitare, perché poi comunque le squadre ormai si conoscono a memoria, sanno che tendono spesso e volentieri a rimettere il disco in gioco da dietro, e stavolta Sigmund è andato a chiudere sull'uomo che poteva prendere il disco. E Frigo di Gambale lascia il rimbalzo, sul quale arriva prima ancora Sigmund. Sì, le letture sono fondamentali, sì. Giocatori come Sigmund sanno che in quel momento il Milano ripassa indietro. Cioè no. Anche Bellini in questo caso deve essere più attento e vedere che non si può buttare indietro un disco del genere. Bellini è stato attento qui con il block shot nei confronti di Vendrame, adesso questo pack forse è uscito, sì, arriva al fischio a 6:27 dalla prima sirena sul 2-1. Ribadiamo i marcatori, doppietta di Banchero per Milano e poi Delfino per Vicenza, i due capitani. Esatto. Due capitani, per tanti anni anche compagni, due grandi amici di squadra e di linea, insieme hanno sollevato tantissimi trofei. Poi da qualche anno la scelta di Delfino di andare a Vicenza. Due giocatori che hanno un'esperienza enorme, che quindi sai, anche le emozioni le sentono molto meno in questo caso. Attenzione, scivola Lettera, scivola. Perché poteva essere un 2-1, ma il fattore pista incide anche su questa ripartenza del Milano. Dal sasso
abbiamo già visto due o tre scivolate non da poco. Barsanti e Dal Sasso danzano a spintoni, bastonate, ma sempre entro i limiti comunque regolamentari. Sono bellissime queste sfide dove si vede veramente la voglia di primeggiare, prevalere, garantirsi un possesso che ovviamente è fondamentale. Guardate, avete visto ancora la... Sì. È un peccato questo, ma d'altronde a Milano ci sono 30 gradi oggi, quindi le condizioni climatiche sono quello che sono. Bellini. Su questo bisognerebbe un attimino ragionare per il futuro di questo sport. Ormai è diventato uno sport velocissimo e forse i campionati bisognerebbe farli finire un po' prima, Giorgio. Perché fino a qualche anno fa non c'era questo ritmo e magari le scivolate venivano meno. Sicuramente osservazioni interessanti per il futuro, perché è un peccato, perché appunto lo spettacolo lo state vedendo, è enorme, ci sono dei grandissimi campioni, però ogni tanto la scivolata, e non vorrei mai che una scivolata potesse costare anche qualcosa di grosso nel peso specifico di una serie che si sta giocando sul filo dell'equilibrio anche questa sera. Sono 2-1. Ma abbiamo visto anche a Vicenza mercoledì, era caldo anche a Vicenza, non come oggi, ma era caldo anche a Vicenza e scivolava. Sigmund alla distanza, Paramattia, ma il disco ancora buono, lo recupera oggi dietro gabbia, possesso Vicenza. È lì nel traffico, conclusione difficile per Mattia Mai, che ha risposto presente. Ancora Corioggi, Nathan Sigmund, dialogo tutto made in USA, e arriva il tap-in vincente di Vendrame, servito con il contagiri nell'area di porta, 2-2. E Vicenza mette a posto le cose. Due o tre errori difensivi da parte di Vicenza, che però non ha mollato, e anche qua a Milano male in fase difensiva, perché sul backdoor a questi livelli non puoi lasciare questi passaggi. È Zic che non difende nel modo quando c'è un uomo sul backdoor, non devi star là a guardare. Secondo me, lo dico sempre, bisogna prendere il bastone del giocatore, non devi guardare l'uomo o il disco dall'altra parte, devi guardare sempre dove si posiziona l'avversario. Abbiamo visto anche sul primo gol, abbiamo sottolineato il fatto che Vendrame si è concentrato sul disco portato da Fiala, e invece in questo caso Sigmund era ben controllato, non poteva fare niente di più di quello che ha fatto, cioè, quindi un passaggio. C'erano due uomini su di lui, c'era Bellini che tagliava il passaggio e un uomo che seguiva lui, e dall'altra parte non può arrivare un disco così semplice da mettere dentro. E quindi 2-2, a riprova che Vicenza quest'anno non esce assolutamente dalle partite, quindi mentalmente è una risposta davvero importante. Ma sì, Vicenza con la testa, abbiamo detto tutta la serie che diciamo, Vicenza è sicuramente più deciso, okay? E non molla assolutamente niente. Anche Milano finora non ha più mollato niente, dopo gara 1 non ha più mollato niente, sia chiaro, però sai, ritrovarsi sotto di due gol inizio partita è una grande risposta da parte di Vicenza. Giustamente la regia nei replay insiste sul dettaglio fondamentale delle scivolate dei giocatori, che abbiamo già lungamente commentato, la testimonianza è quella. Però tornando allo sviluppo di questa partita, sicuramente ora è tutto da rifare per un Milano che l'aveva indirizzata nel migliore dei modi, se non erro per la prima volta tra l'altro nella serie, andare in vantaggio 2-0 il Milano in questo modo. Però sì, è andata in vantaggio, esatto, anche a gara 2 qua sempre con Banchero, se non sbaglio, sì, però 1-0, esatto, poi pareggiato subito da Delfino di nuovo, se non sbaglio, però due gol di vantaggio recuperati così ancora prima della sirena rimette tutto in discussione questa gara 4, con Bernard che va a fondare il colpo su Dal Sasso, la sua solita percussione su quel fronte offensivo, poi viene però stanato in balaustra, non ha trovato il modo di scaricare in maniera efficace questo pack, e quindi Vicenza ritorna in possesso. Pace, c'è Campulla che chiama il disco, Pace preferisce innescare Dal Sasso ancora su Campulla in mezzo, il disco lì nell'area di porta, Barsanti in qualche modo recupera il pack vagante e Milano si rifugia ancora dietro la gabbia. Ferrari punta per vie centrali, ma c'è tutta la difesa schierata, non,
Questo è un errore, intestardirsi così finisce per favorire il recupero di Vicenza, che è già pronto con Sigmund che slalomeggia nello slot. Sì, Ferrari poteva evitare di provare a andare dentro in mezzo a tre uomini così, però poi sai, a volte è anche giusto provarci, diciamo. In questo caso è stato un errore, non è successo niente. Sigmund non è riuscito poi a capitalizzare quell'occasione, ma sicuramente ha messo come sempre in gran pericolo la retroguardia Meneghina. Adesso Zic lancia Fiala accelera, conclude il disco deviato in balaustra. Attenzione perché riparte Vicenza con Sigmund, banchiero subito pronto a coprire, ma arriva Vendrame a rimorchio, disco nell'angolo in balaustra, lo recupera Fiala, ancora per Zic. Jakub Zic scarica su Bellini. Fiala, Zic, banchero. Bello il movimento di disco di Milano finora, questa linea sta facendo girare bene il disco, a parte i due gol, fa un buon possesso. E quindi fin qui premiata dal punto di vista dell'efficacia del gioco la scelta di mettere Bellini in questo quartetto, scelta inedita con Bellini che proprio lui ora come sempre va ad accelerare, poi scarica su Banchero che rischia troppo, poi lì a centropista Fiala rimedia un errore del capitano, ma questo disco salta male per Milano, allora ne approfitta ancora Sigmund che trova Delfino sul primo palo Mattia Mai. Dal nulla Vicenza ha costruito un'altra occasione da rete, nasce da un turnover anche questo, come tutte le grandi occasioni. Sì, anche qui Mancaro doveva buttare il disco indietro verso la balaustra, verso il centro, poi Fiala è stato bravo a recuperare il disco che è stato sfortunato, è saltato sulla spatola. Però perché Delfino segna tanti gol? Anche adesso abbiamo visto cosa ha fatto Sigmund. No, lui viene messo nelle condizioni di andare a conclusioni anche, cioè, da posizioni semplici per lui più e più volte durante una partita. Questo non è un passaggio tanto semplice da trovare. No, d'altronde Sigmund non lo scopriamo certo stasera. Timing, intelligenza hockeistica superiore, classe. E adesso si riparte con Barsanti. Milano ha cambiato blocco, c'è Bernard per Barsanti con Lettera e Ferrari. Barsanti punta Francesco Campulla, scarica su Lettera, tutto da rifare. Mattia Mai addomestica il disco per Lettera. Jakub Bernard, ancora Lettera, ultimo minuto del primo tempo, Lettera nell'angolo, fa girare il pack lungo la balaustra, non c'è spazio nello slot. Milano riparte ancora con Barsanti. Bernard, Bernard sfrutta anche il blocco di Ferrari, però vedete come è piazzato bene Vicenza. Adesso solito giro dietro gabbia, Ferrari ancora per Lettera. Entrato Bellini, viene servito Lettera, Lettera difende il disco, serve bene Bernard dall'altra parte, consueta lotta lungo le assi in balaustra, possesso importante perché siamo vicinissimi alla sirena, c'è spazio per un'ultima conclusione, vediamo se sarà Lorenzo Campulla a portarla. Buon lavoro difensivo di Bellini, la sfida nell'angolo, qualche protesta dalle tribune, mi sembrava un contrasto comunque regolare. L'arbitro come vedete è piazzatissimo per giudicare quello che sta succedendo, 2 secondi, 1, non c'è spazio per una ultima conclusione. Bellini la va comunque a scagliare, forse oltre, infatti chiede scusa a Frigo. Si va a riposo sul 2-2, doppietta di Banchero per Milano, Delfino e Vendrame per Vicenza. Ma sì, un commento. Un'ultima cosa, se mi permetti, sì. Giorgio, avevo già visto a gara 3 che gli ultimi cambi dei tempi, ok, soprattutto il secondo tempo, Denis Madossi lascia in campo o Sigmund o Vendrame o Hodge con la seconda linea al posto di Pace. Abbiamo visto la stessa cosa adesso, gli ultimi due cambi hanno giocato in 7 praticamente con i tre, diciamo, giocatori difensori, no? Certo. Della prima linea che si
scambiano, diciamo, che prendono il posto di Pace. Bene, grazie per questa annotazione di coach Rigoni. Ci prendiamo qualche minuto di pausa anche noi, non andate via, perché ovviamente nell'intervallo continuano a scorrere le immagini, poi ci ritroviamo poco prima dell'inizio per viverci questo secondo tempo di gara 4 di finale scudetto. Andiamo tra Milano e Vicenza.
torniamo in collegamento diretto dal Quanta Club. Due minuti all'inizio del secondo tempo di questa gara 4 di finale scudetto. Luca Rigoni, abbiamo raccolto qualche dato statistico in controtendenza, quello degli ingaggi. Ne ha vinti di più il Milano. Ne ha vinti tanti di più, sembra che sia 9 per Milano e 2 per Vicenza, esatto. Quindi è un dato molto molto diverso e magari che non ci aspettavamo. Però i tiri, come sempre in tutta questa serie, 11-5 per il Vicenza. Sì, ma questo fa parte anche del sistema di gioco, no? Come abbiamo detto tante volte. Vediamo allora le reti, dialogo Fiala-Banchero per l'1-0 del Milano, ce le gustiamo. Ovviamente c'è sempre l'errore che quando c'è un gol c'è qualcuno che sbaglia e qualcuno che fa bene, l'abbiamo già evidenziato le lacune, è anche bello vedere però la capacità di questi giocatori di trovarsi ovviamente al meraviglia, e ancora una volta vi vedete Fiala-Banchero, un 2-0 che sembrava aver instradato un po' il match, ma l'abbiamo detto tante volte, non è un Vicenza che si fa troppo scomporre da come sta andando la partita, c'è la pazienza, la capacità, come vedete con i suoi grandi campioni, di restare nel match. Guardate la grinta di Delfino che qui ha raccolto il suo stesso rimbalzo. Sì, sì. Abbiamo visto 4 bei gol, perché poi noi ovviamente sottolineiamo gli errori, esatto, minimi errori, però qua c'è tanta qualità, perché sono stati fatti 3 passaggi sui 3 gol, cioè, non banali. Al millimetro. Esatto, quindi è facile sempre sottolineare gli errori, però a volte bisogna anche parlare proprio del gesto tecnico. E fare i complimenti per quello che questi giocatori di entrambe le squadre ci stanno regalando a livello di spettacolo. Giocatori che stanno lentamente riguadagnando la pista, volti un po' paonazzi. Sicuramente l'intervallo è capitato a fagiolo per loro, perché è una serata caldissima. Abbiamo visto tante scivolate. E anche il fatto che comunque si gioca praticamente sempre a due linee, addirittura Vicenza, come hai fatto notare tu, qualche volta a 7, in una situazione climatica così. Anche è vero che in una gara 4 di finale scudetto ne hai giocate tante, la fatica si sente meno. Sono luoghi comuni che diciamo noi che siamo qui fuori, o è vero che la forza mentale ti spinge anche oltre? No, questo è chiaro, questo è chiaro. Poi, sai, ormai insomma vediamo il ritmo di gioco che c'è, quindi è un ritmo alto, sono ragazzi che sono preparati, anzi forse dico adesso la butto lì, ma secondo me 2 tempi da 20 minuti cominciano ad essere troppo pochi per questo sport, onestamente. Una scelta presa livello. Qualche anno fa, no? Eravamo abituati storicamente ai 25 più 25. Io parlo anche a livello ovviamente mondiale. È perché noi ci siamo allineati in realtà a quello che si fa a livello mondiale. Secondo me bisognerebbe alzare il tempo di gioco in generale, perché a questi livelli, sai, 2 tempi da 20 minuti, poi cosa fa? Cosa succede? Che i ragazzi sono preparati, possono permettersi di giocare con 7-8 giocatori, magari fare 3 tempi da 20, adesso per dire una tempistica diversa, anche gli allenatori hanno più tempo, cioè devono utilizzare anche di più gli altri giocatori, sarebbe molto più bello. Secondo me, però. Insomma, poi non so, a livello dei vertici internazionali di questo sport, se sono cose sul tavolo, almeno. O, non so se hai qualche notizia. No. Però sono spunti che sicuramente. È solo un'idea che mi sono fatto, soprattutto in queste 4 gare che ho visto di finale. Partite che volano via. Non ci siamo neanche accorti, è finito il primo tempo. Troppo poco. E quindi vedremo, perché ovviamente questo, come tutti gli sport, ma a maggior ragione questo, che se guardiamo in generale è comunque ancora uno sport giovane, perché abbiamo iniziato a metà degli anni 90, nell'arco diciamo delle discipline di squadra l'evoluzione per cercare di migliorarlo è sempre possibile, ma ovviamente gli spunti che arrivano dall'Italia o da anche altre federazioni poi ci si discute, ci si mette al tavolo, vedremo se si tornerà eventualmente a 25 più 25, tornerà in Italia e a livello internazionale sarebbe la novità, perché si è sempre giocato credo a 40 minuti, no? Per esempio in Francia, che io sappia, hanno tenuto i 25 minuti per tempo. Comunque adesso vediamo cosa, secondo me Vicenza è stato colto di sorpresa dall'inizio di Milano, no, secondo me non si aspettavano che Milano spingesse come ha spinto quando era in possesso di disco, saranno sicuramente più attenti in questo inizio secondo tempo.
Mentre in fase di non possesso avete visto l'ormai famoso box del Milano anche in questo primo cambio, attendendo l'arrivo del Vicenza. Milano che ha riguadagnato il possesso del disco con Bernard che lascia a Bellini il compito delle prime pattinate, dell'uscita come sempre efficace. Bellini prova a andare lui con iniziativa individuale, questa volta arriva fino in fondo col disco che però poi si spegne nell'angolo. Allora può ripartire Pace, Pace davanti Zic, ed è proprio la stecca del difensore di Milano a sporcare la conclusione. Zic riguadagna il disco, protegge il pacco usando anche il braccio, poi scarica su Banchero. Banchero, Fiala, Fiala, è il tiro sporcato. Tanti ne stiamo vedendo, segno della bravura dei difensori nella lettura. Sì. I two drag non stanno venendo quasi mai questa sera. Vengono, ma poi trovano sempre il bastone avversario a sporcare. A sporcare. Adesso abbiamo visto anche Pace che è andato via bene, sì, secondo me. È riuscito a recuperare quel bastone. Se Pace aveva un attimo di pazienza in più, poteva arrivare al tiro più, in maniera più semplice. Ma non è così facile come parlarne. Ingaggio in zona d'attacco milanese, disco si impenna, riesce Delfino a servire Vendrame, ma lì va in pressione Jakub Bernard su Hodge. Buon lavoro, in pressione in balaustra per il giocatore del Milano che ha portato via il pack a Hodge, che non succede spesso. E allora Milano può andarsi a gestire questo disco ripartendo dalla propria zona. Barsanti, Ferrari, Bernard e poi in punta c'è Lettera. Milano che va al cambio di linea. Entra Zic, esce Bernard. Sì, sembrava che guardasse il patino, fosse qualche problema. E infatti sta facendo vedere all'attrezzista del Milano in panchina. Zic attende dietro alla gabbia, arriva Fiala. Ma il disco è sempre su Zic che lancia Bellini. Bellini subito chiuso, bene rintuzzato in balaustra ottimamente da Sigmund. Quando ti arriva vicino Sigmund è difficile venire fuori col disco. Ancora Sigmund ha due opzioni, va su Vendrame. Vendrame indietro ancora su Nathan Sigmund. Indietro addirittura chiama in causa anche Frigo nel dialogo. Vediamo che adesso il ritmo della partita è sceso notevolmente. Oggi non riesce a controllare questo pack, accenno di ripartenza per Lettera che riesce a recuperare, ma nel frattempo Vicenza è tornata in difesa e quindi Milano è costretto a ripartire. Non c'è stato lo spazio per andare in transizione rapida. Zic, Bellini si incrocia con Fiala e gli serve il disco però sul pattino, il controllo riesce comunque a Martin Fiala, su di lui Vendrame. Di nuovo è stato bravo a Fiala a controllare questo disco perché era ben controllato da Vendrame e riuscire a ripartire. E non era tape to tape come si dice, ma era sul pattino, quindi è più complicato sicuramente. Alza questo pack Banchero andando ad attraversare lo slot, di solito non si fa, ma Vicenza non stava premendo in quel momento, quindi ancora Bellini per Barsanti. Adesso le squadre stanno ben attente, accelerano solo quando vedono lo spazio. Adesso ovviamente i dischi è inutile sottolineare quanto pesano. Adesso sai, più passa il tempo e più un disco perso, un tiro regalato può fare la differenza. Ci si gioca il campionato. Banchero recupera questo pack vagante dietro la gabbia, lo va ancora a pulire per Martin Fiala. Il disco salta un po' male, deve addomesticarlo Barsanti, mentre Pace si piazza. Non affonda il colpo Vicenza, giustamente attende lì nello slot l'uscita di zona del Milano. Barsanti, ancora buon lavoro di Dal Sasso. Barsanti costretto a rientrare, poi lanciare. Fiala con la difesa schierata, Fiala prova l'uno contro uno, gli portano via il disco. Lorenzo Campulla accenna la transizione, poi vede che Milano è già tornato a coprire e quindi saggiamente, nonostante la giovanissima età, serve il fratello Francesco. Ma vediamo che entrambe le squadre sono molto più attente in fase difensiva in questo inizio di secondo tempo, mentre Michele Frigo ne approfitta per asciugarsi l'area di porta in autonomia. Si è portato l'asciugamano nella gabbia. Vendrame, Delfino ancora indietro per oggi e Michele Frigo
servire ancora oggi. Allarga ancora su Sigmund. Oggi Sigmund. Ancora oggi. Scotta il disco, sarà sempre di più così sul 2-2 nel secondo tempo di gara 4. È il momento in cui si fa la differenza. Oggi Vendrame può andare al diagonale, in realtà cercava il passaggio che in un secondo momento è arrivato a destinazione, ma quella deviazione di Bernard ha impedito una conclusione di prima intenzione, ma poco male per Vicenza che comunque mantiene il possesso, quindi può riprovare. Adesso le squadre proveranno, cioè, aspetteranno il momento opportuno. Oggi rompe gli indugi dalla distanza, para Mattia Mai, para ancora Mattia Mai, tre occasioni, poi il disco è buono, la gabbia è praticamente sgarnita, mischia furibondo e si accende una bagarre. Adesso andremo a rivedere tutto, certo è che questo disco Milano non è riuscito a controllarlo e lì ci è mancato davvero poco. Ma vedi, mancato... anche qua se non sbaglio, adesso vediamo il replay, Delfino calcia il disco verso la porta e da lì nasce tutto, perché poteva venirne fuori, eccolo qua, vedi, calcia il disco verso Mattia Mai e da qua Vicenza poteva approfittare. Qua Vendrame ha avuto la porta sguarnita, è quasi incredibile che non sia entrato questo disco, perché su Vendrame qua, bravo, è stato Mattia, il pattino di Mattia, bravo Manu Ferrari a buttarsi sul disco, ma vedi, con un calcio verso la porta, vedi, Delfino è incredibile, i dischi li prende tutti. Quella è la sua zona lì nei pressi, quando sente, mi verrebbe da dire quasi l'odore del sangue, ma in realtà quando è nei pressi della porta, uomo pericolosissimo. Mattia Mai giustamente chiama l'inserviente ad asciugare l'area di porta, poi la bagarre adesso, che non credo ci sia, non so se prenderanno decisioni, no direi di no, classica situazione che si può sviluppare lì, nervosismo, anche se vanno a spiegarsi con Tomasello in questo caso, vedete l'inquadratura. Ma non sono cose da sanzionare queste, almeno questa è la nostra opinione, finché non si trascende. Finora non ha fischiato niente, va bene così, va adesso bene. Comunque vediamo che entrambe le squadre in questo momento stanno aspettando, come dicevo, un errore dell'avversario per provare ad andare avanti con il risultato, e finché una squadra non passerà avanti la partita credo sarà sempre così da qua alla fine. Mancano ancora 14 minuti, sono già volati via 6 minuti del secondo tempo. Francesco Campulla va su Pace prova a centrarsi, si infrange sulla difesa milanese, Fiala per Zic dietro gabbia, guarda nello slot, disco sporcato ancora bene dalla difesa vicentina, Banchero non dosa bene il passaggio e finisce per favorire dal Sasso che intercetta. Allora, bello il passaggio di Sik, c'erano due uomini del Milano completamente liberi sulla slot di nuovo. Dal Sasso in mezzo sul primo palo, Mattia Mai attento, dischi sempre insidiosi questi, quando si dice vai per la porta che qualcosa succede. Vabbè, insomma questo è un disco pericoloso verso la porta, bravo Mattia a bloccarlo. Chiude bene tutti gli spazi, però è stato un tiro. Prima di venire qui ho visto un gol del Canada ai mondiali di hockey su ghiaccio oggi pomeriggio, proprio con un giocatore che da lì ha centrato il casco del portiere, il disco è finito dentro, cioè ci si prova anche da angolazioni che sembrano impossibili. Se ti ricordi i gol del pareggio di Bellini in finale di Coppa Italia, è stato così. Esatto. Oggi va a recuperare questo puck in zona di difesa. Sembra che a ingaggi in questo momento Vicenza abbia messo a posto le cose. Para ancora Mattia Mai, nell'angolo recupera Barsanti, ma vedete la pressione in balaustra, Milano brava questa volta a riuscire a evitare la marcatura, però ancora un disco sparato in avanti, intercettato, lettura ottima di Vicenza, Sigmund prova a ubriacare Bernard che questa volta fa un buon lavoro difensivo sull'americano di Vicenza. Bernard sta facendo un'ottima partita, la migliore nella serie, sicuramente è la sua migliore, certamente. Barsanti ancora per Jakub Bernard, allarga per Ferrari, conclusione fuori misura, recupera però il suo stesso rimbalzo dalla balaustra, lettera indietro a metà strada fra Barsanti e Bernard, deve uscire Mattia Mai, il disco carambola su Vendrame, Milano diciamo ha scampato un potenziale pericolo ma ha perso il possesso. E allora andiamo a seguire Cori oggi mentre nelle panchine
si avvicendano i giocatori. Campulla, Lorenzo Campulla per Francesco, in profondità il disco scorre, arriva dall'altra parte dove c'è ancora Lorenzo Campulla, su di lui Zic, buon lavoro di Lorenzo Campulla che viene poi raddoppiato, cioè Bellini che riprende il disco, però sono già più volte che Milano sbaglia questi passaggi in profondità e sono tutte occasioni di possesso sprecate con Vicenza che torna subito in zona d'attacco. Non serviva alzare questo disco per il passaggio, aveva tutta la linea libera Bellini, poteva darlo comodamente a Lettera, che però il disco è arrivato troppo alto. Bellini in back su Fiala, a sua volta di rovescio per Zic. Zic per Bellini, inedita coppia di questa linea del Milano. Bellini, Banchero in mezzo a creare scompiglio, bravo Michele Frigo a non concedere rimbalzi, e poi forse Bellini ci ha messo un po' la stecca, quindi è il compito poi della difesa andare a dire così non si fa, il mio portiere non si tocca. Sì, beh, fa sempre parte del gioco, abbiamo appena visto dall'altra parte, ma vediamo anche il fair play. Adesso abbiamo visto Bellini che è andato subito da Frigo, sono cose che capitano, non è successo niente. Inquadratura per Michele Frigo che è stato bravo ad assorbire la conclusione, non lasciare il disco, e poi proprio forse per quel fatto che Bellini è andato a ostacolare Frigo che si riparte poi da centropista con Vendrame Oggia, altro ingaggio vinto da Vicenza che sì, credo che abbia sistemato la statistica che per la prima volta la vedeva in svantaggio. Disco deviato, sono pericolosissimi questi pack scagliati di polso da Oggia, a volte pericolosi anche per Vicenza, ricordiamo in gara 2 quello che è successo, però l'abbiamo già detto più volte, è uno dei modi per andare a impensierire Mattia Mai. Col Milano schierato a box, Barsanti ancora. Non credo che Oggia faccia lo stesso errore due volte. Bernard, Barsanti ancora, questa volta si mette in proprio e poi vai a cercare questo diagonale difficilmente controllabile, disco volante su Lettera. Sì, però è una bella soluzione, era giusto provarla. Anche questa volta però il disco è arrivato troppo alto. Vendrame sul fianco destro del fronte offensivo vicentino, poi Delfino in back per Sigmund, di nuovo nelle retrovie ancora Frigo. E vediamo che Oggi. Delfino si sistema sempre davanti a Mattia Mai. È lì il compito di Bernard di andare a spostarlo, non ostruire la vista al proprio portiere, perché i tiri fioccano. Ultimi 10 minuti di questa gara 4, salvo tempi supplementari. Jakub Bernard. Disco sporcato da Vendrame, ancora Bernard, rischia qualcosina, però il disco è molto potente, quindi gira lungo tutta la balaustra. Delfino non riesce a intercettarlo. Milano riparte con Bellini. Bellini questa volta va via bene in dribbling, poi chiede forse un po' troppo anche al suo talento e alla sua velocità. Poi scivola di nuovo. Lorenzo Campulla, Banchero legge bene, chiude la linea di passaggio, ma non riesce a perfezionare la copertura. Disco nello slot, alza la conclusione dal sasso. Ancora Banchero dietro la gabbia, Zic, opportunità per Vicenza, disco vagante. Sì, è uscita questa occasione per Vicenza da un disco vagante, come vedi tu. Banchero, non è facile questo passaggio, Fiala non riesce a intercettarlo. Lorenzo Campulla ancora per Dal Sasso, che viene anticipato da Zic, non era perfetto il passaggio. Zic, Bellini. No, vedi la differenza, il primo tempo Milano che fraseggia molto bene, e invece abbiamo visto tanti tanti errori di passaggio da parte di Milano negli ultimi due o tre cambi. Zic per Banchero, avete visto un'altra opportunità non facilissima anche questa, col disco da prendere di fatto al volo. Carica lo slap Bellini, questa volta anche il Milano prova la soluzione da centropista, non ha fortuna il difensore toscano. Riparte Sigmund, Campulla para Mattia Mai, in due tempi concede l'ingaggio. Sì, ha provato questa soluzione Bellini perché Vicenza era su un cambio, ha dovuto entrare con Bellini che arrivava in piena velocità, ha dovuto chiudersi in difesa e ha fatto bene a provare, c'era traffico davanti a porta. Poi sulla ripartenza abbiamo visto
il giovane Lorenzo Campulla che, come ho già detto più volte, gioca come un veterano, non ha problemi a prendersi le sue responsabilità e a provare ad essere incisivo anche in attacco e non solo in difesa. Inquadratura per Lottaroli che andrà a scodellare questo disco in zona d'attacco dei Diavoli. Delfino Bernard sul punto di ingaggio, lo vince, va subito la conclusione Sigmund, ingaggio vinto in maniera pulita per la conclusione repentina che era indirizzata nel set, davvero incredibile, velocissimo andare alla conclusione. Quando si dice che in un secondo nell'hockey si può segnare, questo è proprio uno di quei casi, ingaggio e tiro fulmineo. Barsanti allunga per Lettera, su di lui Sigmund, Lettera alza la parabola per Barsanti che pensa bene di usare il guanto per sistemare questo disco potenzialmente pericoloso. Era troppo isolato qua Lettera, non poteva fare altro. Bernard va a cercare anche lui di andare sotto i gambari di Frigo. Bravo Frigo, molto attento, molto sicuro anche lui questa sera, come in tutta la serie va detto. I portieri stanno giocando in maniera eccezionale. Comunque Bernard sta veramente facendo un'ottima partita, sta provando veramente a portare questa vittoria a casa di Milano. Ingaggio col disco che si impenna, se lo sistema con il guanto Campulla. Lorenzo Campulla, è lui a incaricarsi in prima persona di superare la rossa, andare dalla distanza, e lì c'era dal sasso, come sempre è giustamente appostato per la deviazione. Il disco è arrivato dritto a Mattia Mai che non ha avuto grandi difficoltà, però potenzialmente era un'altra occasione, questo chiamiamolo schema, insomma l'abbiamo visto tante volte lì, fosse arrivata la deviazione poteva mettere fuori causa Mattia Mai. Comunque Vicenza ne trae un altro ingaggio in zona offensiva. Intanto, e lo vince, li sta vincendo praticamente tutti adesso. Abbiamo una statistica in diretta, ho detto a fine primo tempo 9-2, sono 10-9 per Vicenza. Fiala va a cogliere il palo servito da Zicche, occasionissima per il Milano. Attenzione a Pace lo riesce a fermare Zic e poi un contrasto, lasciano correre ancora gli arbitri. Attenzione a Lorenzo Campulla dal sasso, arriva il fischio arbitrale, power play per esce Vicenza. Frigo dalla gabbia, Campulla va a guadagnarsi una penalità, il giovane Lorenzo Campulla va a guadagnarsi la prima penalità della partita. E attenzione, momento cruciale a 6:30 dal termine, Milano vicinissima al 3-2, poi probabilmente lo rivedremo con un palo clamoroso di Fiala tutto solo davanti a Frigo e poi su capovolgimento di fronte il fallo, e adesso ci stiamo vivendo il 5 contro 4 in situazione di penalità differita. Adesso Delfino, adesso Vicenza ha una grande occasione. Pace dallo slot, bravo Zic. No, qua Pace sfortunatissimo perché aveva un tiro incredibile e ha rotto il bastone. Sfortunata Vicenza in questo caso. Adesso però Vicenza può usufruire i due minuti di power play, il primo power play della partita. Dicevo che a ingaggi Vicenza ha sistemato le cose, perché finora li ha vinti tutti nel secondo tempo, sono 10-9 per Vicenza in questo momento, significa averne vinti 8 su 8. Andiamo a rivedere forse il fallo su Campulla. Non si vede benissimo. Sì, è Zic che va a ostacolarlo nello slot, forse usa il bastone un po' oltre quello che è il consentito, sicuramente lì Campulla poteva andare a concludere dallo slot. Attenzione perché il power play in questa serie è stato spesso e volentieri letale da entrambe le parti. Rivediamo ancora Luca, forse va nei pattini, c'è un po' Banchero che ci impalla, sembra in anticipo, sembrava quasi più fallo di Banchero che non di Sic. Comunque due minuti di penalità tutti da vivere, e Vicenza vince un altro ingaggio e questo è fondamentale, ma poi Milano va al block shot ancora una volta. Ferrari ha il compito di portare via secondi, non ne porta via tantissimi, non riesce ad andare nell'angolo, li portano via il pack, e quindi adesso Vicenza va al classico setup in superiorità numerica con Vendrame, Sigmund, Delfino.
Delfino nella sua mattonella come sempre pronto a tirare dal sasso davanti a Mattia Mai. Delfino, Sigmund per dal sasso para Mattia Mai, costruita ottimamente. Sì, beh, Sigmund questi passaggi li trova spesso e volentieri, è una delle soluzioni tattiche di questo power play. Quando Sigmund si allarga sulla sinistra, quando si allarga tanto, dal sasso si posiziona sul secondo palo. È il disco che cade esattamente sulla pala del bastone di dal sasso. Banchero prova ad andare a guadagnarsi 2 minuti di penalità, non sono dello stesso avviso gli arbitri. No, ma è qua, ancora... è stato chiuso bene in balaustra da Sigmund. Assolutamente d'accordo, 1:07 al termine del power play. Delfino e poi Bellini si... spende, va a bloccare questo disco, un po' di dolore per lui, ma riesce, sì, lo vediamo sofferente, ovviamente rimane in pista, non si può uscire in questo momento. Vendrame, vediamo Ederle in pista. Dal sasso si gira, l'idea era buonissima per il back, non ha trovato lo specchio, è stato bravo qua Bellini. Sigmund pasticcia un po' lì nello slot, prova ad andare via Banchero. Banchero allunga per Bellini, esce Michele Frigo, molto bravo a anticipare Bellini, a favorire il velocizzarsi delle operazioni per un Vicenza che ancora 26 secondi di power play. Si sdraia ancora una volta Ederle, che al primo cambio della sua partita, usato spesso in penalty killing in questa serie di finale, fa qualcosa di fondamentale. Bravissimo, lo sta rifacendo, guardate il lavoro di Pietro Ederle. Dal sasso gli porta via il pacco Vendrame, Sigmund, Vendrame, da lì ha segnato in gara 3, e ancora Ederle, e ancora Ederle su Vendrame. Vendrame di nuovo, rientra Zic, squadra al completo, prova il numero Vendrame, ci mette la stecca Mattia Mai. Milano esce da questo power play, adesso però è sotto pressione, un Vicenza che va a cambiare. Molto bravo Pietro Ederle, come hai sottolineato tu, non è facile entrare in partita, primo cambio, ha fatto due tre cose non da poco. Primo cambio a 6 minuti dalla fine di gara 4 di finale scudetto in penalty killing. Applausi sicuramente per Pietro Ederle. Questo significa farsi trovare pronto, ma Vicenza insiste, Vicenza insiste con il pallino del gioco. Come sempre Milano attende oltre la rossa. Campulla, Francesco Campulla. Vicenza ha avuto un'ottima occasione questi 2 minuti di power play, però devo dire ottimamente controllato da Milano, che ha giocato, non ha lasciato grosse occasioni a Vicenza. Pace protegge il disco, questo è, questa è una penalità netta. Pace ancora, si prosegue. No, no, è arrivato il fischio. Sì, ma è, questo è fallo netto di Pace. È arrivato il fischio, è arrivato il fischio. Tiene il bastone, tra l'altro per lungo tempo all'avversario. Lottaroli non ha dubbi, Pace si lamenta, trattenuta del bastone. Adesso lo rivedremo, ma non si può tenere il bastone. Adesso... ecco, vedi, vedi, ha proprio in mano il bastone di Barsanti, allora, ma sì, lo tiene per lungo tempo. Definiamo anche i limiti di quello che si può fare per proteggere, cioè si può usare il braccio, ma solo non si può, no, non si può ovviamente non si può impugnare il bastone dell'avversario, okay, questo è quello fallo, chiaramente fallo. Questo cioè è fallo tutta la vita. Holding the stick, trattenuta del bastone. Sì, sì, questo mentre... è fallo netto, non so, adesso Dennis sta probabilmente protestando per altre cose, sa anche lui che questo è fallo. Possiamo dire un po' ingenuo Pace, nel senso, va bene difendere ovviamente, le... però... Sì, ma sai cosa, più che altro sì, l'ha tenuto per, troppo, per lungo tempo, perché magari tenendolo un attimo può trarre in inganno l'arbitro, ma lo tiene già da dietro porta e guarda, quando lo molla, guarda, guarda, lo tiene ancora, 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 troppo, troppo. Il fallo c'è, il fallo c'è. Due minuti di penalità per Pace, quindi dopo il power play per Vicenza, il power play per Milano, vediamo, vediamo come è ancora ingaggio vinto da Vicenza, fondamentale anche questo, però va subito a Banchero, anche se ha perso la stecca usando il pattino, riesce a servire Jakub Bernard. Poi tra l'altro è uno dei falli più semplici da fischiare anche, capisci, perché non c'è, cioè non c'è altra possibilità per l'arbitro, capisci, non può essere... Non ci sono dubbi, diciamo. No, 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 assolutamente. Bellini, Banchero, Bellini, Banchero.
prende la mira sopra la traversa, disco Sigmund, arriva per primo Bernard, fa un buon lavoro, riesce ancora una volta a garantire il possesso. Milano costretto a ripartire, ma con 1.18 ancora di superiorità numerica c'è tutto il tempo di andare a stazionarsi in zona d'attacco. Milano deve mettere un po' di pressione al portiere, finora non hanno fatto un tiro in porta, eccolo qua. L'hai chiamato sulla pinza Banchero. Anche da qua vediamo, no, la scelta di Tomasello rimane quella, finora ha sempre pagato, non ha praticamente, tiene sempre fuori dal power play un giocatore come Letta. Attenzione Delfino con il disco buono, Mattia Mai riesce a fare un miracolo, Milano in inferiorità, in superiorità numerica, rischia tantissimo, Delfino di nuovo, altra parata di Mattia Mai. Ha avuto più occasioni Vicenza finora in power play. Oggi prova con la consueta maestria a portare via secondi. Che occasioni sulla stecca di Andrea Delfino in inferiorità numerica. Adesso Milano ha ancora 37 secondi di superiorità. Banchero, Bellini. Si incrociano i due. Bellini para, Michele Frigo, bravo. Banchero, Bernard. Cerca di proteggere il disco e andare in prima persona nell'area di porta, difficilissima quella soluzione. Vediamo comunque, come dicevo prima, Tomasello sceglie questa linea per il power play. Lettera è sempre fuori dai power play, avrà i suoi buoni motivi, finora ha sempre pagato. Il disco è arrivato a Banchero, ma in maniera sporca, però Vicenza sbaglia nel liberare mentre rientra Pace, Milano è ancora in attacco, forse riuscirà a fare un'ultima conclusione, vediamo, sicuramente ora è più difficile. Banchero nel traffico, non arriva una deviazione vincente. Hodge aveva trovato Delfino che poi non ha controllato, deve anche andare a cambiare. Un minuto al termine della partita, adesso c'è spazio per Bellini, un invito a nozze, forse qualche indecisione nel cambio qui di Vicenza, ma non c'era lo spazio forse per affondare troppo il colpo, non so. Però Vicenza qua ha sbagliato un cambio. Lettera perde un disco su Vendrame, Vendrame, gol di Vendrame a 38 secondi dalla fine, disco perso in balaustra, turnover, è andato via Vendrame per un gol dal peso specifico enorme. Adesso è chiaro che a 38 secondi dalla fine Vicenza ha le mani sullo scudetto, il segno di un campione sul 3-2 di questa gara 4. Rivediamo, Lettera perde questo, non arriva bene, un passaggio difficile da controllare, in questo caso forse era meglio lasciar correre il disco, ma sono cose difficili da fare. È lì sulla pinza Vendrame questa volta alla meglio, arriva il time out, 38 secondi da giocare. Tobia Vendrame ha messo la sua firma così come l'aveva messa in gara 3, questo gol, e poi va a abbracciare, vedete, Michele Frigo. 3-2 Vicenza, 38 secondi dal termine. Incredibile comunque, no? Abbiamo visto un power play sprecato da Vicenza, power play sprecato da Milano e poi un gol nato in questa maniera. L'hockey, il bello dell'hockey è anche questo. Domanda facile, cosa sta dicendo Tomasello adesso? 38 secondi? Adesso c'è poco da dire. Togli adesso subito il portiere o aspetti di vincere l'ingaggio? Ma guarda, mi sembra che Mattia abbia già tolto il casco. Okay. Ovviamente Milano partirà già con 5 giocatori di movimento, deve ovviamente vincere l'ingaggio, e finora nel secondo tempo abbiamo già detto non è andata bene. E poi provare ad arrivare a un tiro, metterà traffico davanti porta e andranno al tiro. L'ingaggio lo vince Vicenza, Vendrame va via in dribbling, la gabbia è sguarnita, para con il pattino Bellini, ancora Vendrame adesso va a fare protezione del disco, 26 secondi al termine, Milano non riesce a portare via questo pack, passano i secondi, arriva Sigmund. Anche Sigmund, il disco forse Milano riesce a giocarlo, Ferrari, 15 secondi, Bellini, gran lavoro di Vendrame che ha bruciato 20 secondi. Banchero non ha trovato il momento giusto per tirare, 4 secondi, tira la deviazione, il disco è lì, la mischia furibonda, è finita, l'MC Control, Diavoli Vicenza è campione d'Italia,
per la seconda volta nella sua storia, dopo lo scudetto del 2021, qui sulla pista del Quanta Club, dove nessuno aveva mai vinto uno scudetto contro il Milano. Vicenza corona il suo sogno, corona una stagione eccezionale dal punto di vista del rendimento, dove c'erano state due delusioni nelle coppe, delusioni dalle quali Vicenza ha imparato la lezione per andare a vincere meritatamente questa serie di finale scudetto. Sì, beh, allora sicuramente brave entrambe le squadre, grande, grande finale, devo dire, al netto di gara 1. Vicenza però è sempre stata più propositiva, ha sempre cercato di vincere le partite e alla fine, insomma, giustamente hanno portato a casa questo scudetto, anche se era ottima la prestazione anche di Milano, che non ha mai mollato. Complimenti ai Diavoli Vicenza inquadrati, complimenti alla società, alla presidentessa Daniela Repele, che vediamo entusiasta ovviamente, complimenti a Dennis Somadossi, che è entrato poco prima della Coppa Italia e vince il suo secondo scudetto di fila, lo vediamo inquadrato. Forse anche questa è stata una mossa importante per Vicenza. A un certo punto, noi ovviamente in retroscena non li conosciamo, ma hanno capito che forse quel doppio ruolo di Sigmund poteva non essere la situazione vincente. Un coach di esperienza, ruoli chiari, e lì forse qualcosina sì, è cambiato. Ma comunque è un aiuto in panchina che mancava a Vicenza, perché comunque fare il giocatore allenatore non è mai semplice. Assolutamente, io ci ho provato un anno, ma è veramente impegnativo, e mettere sotto pressione così un giocatore importante come Sigmund, alla fine non riesci a fare bene né una cosa né l'altra. E quindi complimenti a Dennis. Vediamo le due squadre che si salutano come è giusto che sia, con i complimenti a vicenda, ed è giusto così. Bravi entrambe le squadre. Sicuramente ha vinto, lo dicevi tu, la squadra che comunque ha deciso di giocare fino in fondo questa partita. Il Milano ha fatto una scelta da gara 2, una scelta intelligente, frutto di quello che era successo in gara 1, ma alla fine l'ultimo disco buono ce l'ha avuto Tobia Vendrame, e anche il suggello di un campione enorme, ormai affermato, che io ricordo vincere qui giovanissimo, uno dei rari momenti in cui Milano non vinse un titolo, te lo ricorderai, Vendrame credo di sedicenne, vincere sì, la Supercoppa, sì, qua me lo ricordo in un benissimo. Certo senso chiude un cerchio lui di una carriera che è ancora ovviamente lunghissima e lanciata, però vincere su questa pista, lo dico ancora, ha un peso specifico diverso, e Vendrame già eletto miglior giocatore dei mondiali 2 anni fa, no? Mi sembra, sì, Roccaraso. Beh, ma Tobia è sicuramente uno dei giocatori più forti al mondo di questo sport, come ce ne sono tanti in campo oggi, sia chiaro, però Tobia è uno dei nostri pezzi forti insieme ad altri giocatori italiani, e stasera ha deciso questo scudetto, ha segnato 2 gol. Vediamo. Bravo Tobia, bravi tutti, comunque Vicenza ha fatto un'ottima partita. Adesso noi dobbiamo andare giù in pista, proseguiremo da lì la nostra diretta, ovviamente non andate via perché adesso arriva la premiazione, il momento tanto atteso dai tantissimi tifosi di Vicenza che ci stanno seguendo a casa, ma da tutti gli appassionati dell'hockey italiano, quindi continuate a godervi le immagini, noi intanto andiamo in pista. Grazie.
complimenti a entrambe le squadre che ci hanno regalato una serie di finale scudetto eccezionale con grandissimi campioni, un grande spot per l'hockey in line italiano, e siamo contenti di vedervi tanti qua. Come sempre nello sport c'è chi giudice, perché in questo momento è triste, ma sicuramente ha vinto lo sport. Allora adesso possiamo procedere, iniziando a fare un grandissimo applauso alla squadra che ha portato lo scudetto fin qui, fino a questa gara 4. Siamo scucci e con onore, a testa alta, complimenti ai secondi classificati, Hockey Club Milano Ausat Quanta. Premiazione affidata al commissario tecnico della nazionale Luca Rigoni, che avete tutti riconosciuto ovviamente. E allora ci siamo, vediamo, stanno mettendo le medaglie. E allora vi chiederei un grande applauso per la prima squadra che riesce a vincere uno scudetto su questa pista contro il Milano. Complimenti all'MC Campione di
scherzo, li faccio premiare ovviamente tutto, poi magari provo a bloccare qualcuno. Siamo in diretta, in diretta. Siamo con Andrea Delfino. Mi senti, Nicola? Vado? Andrea Delfino, la gioia di vincere uno scudetto è enorme, un progetto al quale tu hai contribuito anche come dirigente, oltre che top scorer, eccetera, eccetera. Il peso di vincerlo qua, però, siete i primi a riuscirci. L'importante era vincerlo. Dove, come, perché, non importava. Penso che lo meritassimo per quello che abbiamo dimostrato durante la stagione a livello di gioco. Abbiamo regalato due coppe, Supercoppa e Coppa Italia. Sono stati bravi a prendersele. È un giusto finale. Però è nata lì, forse. Avete capito l'ultimo passo da fare qual era e avete di fatto dominato anche sul piano del gioco questa finale. Milano ha scelto di giocare in un altro modo, conscio del fatto che a viso aperto eravate più forti voi quest'anno. Ci hanno messo in difficoltà perché le partite sono state tirate, abbiamo perso gara 2, siamo riusciti a tirare fuori quel qualcosa in più in casa e anche stasera. Ti lascio festeggiare, grazie. Complimenti. Tobia Vendrame con Tobia Vendrame, il gol vittoria di Vicenza a Milano, l'hai fatto tu, la gioia immensa, raccontaci un po' quell'azione. Beh, ho visto che credo fosse Ale, era caduto e sono andato, ho provato a tirare, è andata bene, ecco. Io mi ricordo su questa pista un Vendrame giovanissimo alzare un trofeo tantissimi anni fa col Cittadella, ancora una volta alzi un trofeo qua. Nel frattempo, cosa c'è di quel Vendrame lì oggi e ancora adesso? Beh, la voglia di giocare a questo bellissimo sport che regala sempre emozioni. Poi quando giochi contro una squadra simile è fighissimo, ti viaggi ancora di più. Magari all'inizio un po' di tensione, però poi è divertente, giochiamo per queste partite. Ecco. Complimenti, goditi la festa. Grazie. Presidentessa, le tocca l'intervista, la campionessa d'Italia, complimenti, la gioia di vincere qui credo abbia un valore, proprio per il valore anche dell'avversario, però Vicenza ha dimostrato che si può vincere anche al Quanta Club. Finalmente siamo riusciti a sfatare questo campo, perché veramente qui ci è sempre stato difficilissimo, quasi impossibile. Vincere oggi è stata una grandissima festa, una grandissima soddisfazione. Secondo lei qual è stata la svolta in questa stagione che avete, diciamo, dominato sul piano della continuità di rendimento? C'erano state quelle due delusioni, forse da lì che è stata l'ultima lezione che Vicenza ha imparato? Sicuramente la Coppa Italia ci ha pesato molto come risultato, ce l'aspettavamo completamente diversa. Lì ho visto i ragazzi che proprio hanno detto adesso basta. Ecco. Adesso basta, adesso siete qui a gioire e a godervi questo meritato scudetto.
il ciclo prosegue, questi saranno gli uomini che andranno magari a provare a conquistare l'Europa, o è ancora presto? È ancora prestissimo, noi siamo ancora gioiendo delle cose, adesso ci lasciate un attimo di respiro e poi... Anche due attimi, complimenti ancora. Grazie. Dennis Sommadossi, ci stai prendendo l'abitudine, due scudetti di fila da allenatore, per come era iniziata la tua stagione, essere qui oggi con pieno merito a festeggiare credo sia grandioso, no? Perché è arrivata quella chiamata quando non so se te l'aspettavi o meno in quel momento della stagione. In quel momento assolutamente no, anche perché comunque era una squadra che era prima in classifica e stava facendo bene, quindi devo solo ringraziare quando mi hanno chiamato e comunque fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dimostrato anche oggi... Tanto, tanto. In cosa ha vinto questa serie Vicenza? So che siamo a caldissimo, però un minimo di analisi te la chiedo, qual è stato il fattore decisivo? Ma non lo so, dal punto di vista del gioco credo che fossimo comunque meglio noi fin dall'inizio, però i ragazzi sono stati bravi, e, step dopo step sono riusciti a crescere ancora di più, come abbiamo detto a soffrire in gara 2. E vincere qua, che penso che sia stata un'impresa, quindi è sotto 2-0 anche, quindi devo fare solo i complimenti a loro, a tutti. Una curiosità, quanto ti ha sorpreso quel cambio di gioco del tuo amico Tomasello, cioè che ha impostato la serie dopo gara 1 in un altro modo, se ti ha sorpreso? Sì, un po' sì, l'avevo pensato ma non pensavo lo facessero, specialmente in gara 2 su un campo qua grande, che probabilmente è più facile su un campo piccolo, ma forse per dargli un po' più di coraggio dopo gara 1 che avevamo praticamente dominato, e quindi quello forse era più una vista dal punto di vista psicologico per dargli fiducia ai giocatori. Va bene, grazie mille, complimenti ancora Dennis Sommadossi, coach dei campioni d'Italia e diavoli Vicenza. Non resta che salutare voi che ci state seguendo e ringraziare tutti. È stata una serie finale spettacolare tra due grandi squadre che dal 2018 ci stanno regalando tantissime emozioni. Ovviamente la speranza per il movimento dell'hockey LAN italiano è che ci siano altre realtà che possano emergere in questo modo. Per il momento ci godiamo i tanti campioni che abbiamo visto. E allora ribadiamo, la MC Control, Diavoli Vicenza, per la seconda volta nella sua storia è campione d'Italia. Ancora complimenti da parte nostra e un buon proseguimento di serata.